A noi di Rovinanzia ci piace un po' rappresentare delle realtà interessanti del nostro paese perché servono sia, va bene, insomma, a rappresentare quello che si fa per bene, ma anche di stimolo e di suggerimento ad altri affinché seguano un po' quelle che sono le strade vincenti, no? Cioè, si dice che a scuola è consigliabile copiare dal primo della classe più che dall'ultimo della classe, per cui far girare informazioni e esperienze lo riteniamo molto utile. Oggi siamo all'interno del caseificio Deliziosa in Puglia, che è una realtà molto interessante del territorio, che io conosco molto bene, è anche un'azienda, diciamo, che sostiene Ruminanzia, per cui la consideriamo appartenente alla nostra community. Siamo qui con Giovanni D'Ambrosio, che è il presidente, fondatore di questo caseificio, a cui volevo già chiedere qualcosa. Cioè, Giovanni, qual è il fatturato dell'azienda? Ci racconti un po' quanti sono gli allevatori, quanto latte lavori al giorno? Qualche informazione. Allora, buongiorno a tutti. Prima di tutto ci tengo a precisare che sono figlio di allevatore, quindi vengo dal mondo agricolo. Quindi presenti subito il curriculum, così. Non mi nascondo a dirlo, quindi è un onore per me. Quindi la filiera, l'azienda è nata 32 anni fa da una mia idea, un'invenzione. Volevo fare le mozzarelle per gli italiani, per i pugliesi, particolarmente quando siamo aperti, come li faceva mia madre, ossia il mesto, latte delle mucche che vanno al pasto. Quindi questa è stata l'idea iniziale. Poi, evolvendo, evolvendo, ho presentato questo prodotto sul mercato diverso. Poi noi abbiamo fatto lo stabilimento grande, il primo, il 2010, e ci siamo presentati in Italia. Da allora è cambiata la vita perché abbiamo presentato sul mercato un prodotto diverso. Come dicevo, latte, perché noi dobbiamo dire grazie ai pugliesi, almeno io, al mio territorio, i muretti a secco, gli allevatori che ci hanno creduto in questo progetto. All'inizio non è stato facile, ma poi, sai, piano piano ci è voluto, perché io da più di 20 anni pago anche a qualità, quindi cerco sempre latte migliore, latte di qualità. Quindi, proseguendo negli anni, poi abbiamo fatto il secondo stabilimento, il terzo. Adesso l'azienda vanta 16.000 metri di copertura e un fatturato di 134 milioni, che è stato quello del 2023. 130 allevatori nel raggio di 40-50 km. Ma diciamo, adesso stiamo investendo sul personale per il discorso dipendenti, perché noi facciamo tutto a mano. L'altro segreto è produrre un prodotto a mano, dal nodino alla treccia, al caciocavallo, alle burrate, perché poi dal 2017 è scoppiato il discorso burrate, che tutto il mondo ce li chiedono, esportiamo in 25 nazioni, quindi abbiamo fatto un bel percorso. In effetti, ogni tanto io mi guardo intorno e dico: ma è possibile che siamo arrivati qua? Tutto questo lo metto su tre basi: territorio, latte di qualità, perché noi raccogliamo intorno ai 2.000 quintali al giorno di latte nostro con 6 macchine, quindi il rapporto è diretto con i nostri allevatori, sia Ernesto e manualità. Quindi, per assurdo, il latte che hanno munto oggi gli allevatori, io lo raccolgo, stasera va in caldaia, dopodomani sta a Milano, in tutta Italia, diciamo. Abbiamo una filiera cortissima. Poi ci è venuta questa idea di coinvolgere ancora di più gli allevatori in un progetto di sostegno. Da quest'anno gli stiamo affiancando il nostro Giuseppe Mastrangelo, che cura, aiuta gli allevatori sull'alimentazione. Poi ve lo racconta lui nei dettagli: alimentazione, qualità del latte.
che noi vogliamo migliorare ancora di più dell'altro. E per assurdo, questo investimento che fa l'azienda ci porta un miglior latte per avere un miglior prodotto. Quindi alla fine il consumatore lo troverà nel gusto, nella salubrità, benessere animale, quindi lo trova alla fine quando lo mangia. Quindi tu, Giovanni, questa cosa la stai vedendo non tanto come un'ulteriore spesa, quanto un investimento, mi sembra di capire, per il futuro dell'azienda. Avere gli allevatori in filiera, vicino a te, insomma, coinvolgerli. Assolutamente sì, loro devono far parte della filiera. Se io ho un buon latte, ho una buona mozzarella, quindi loro si devono ritenere, ma erano già, adesso stiamo accentuando di più. Anche per i giovani vogliamo coinvolgere con noi, se no questi giovani lasciati allo sbando, secondo me, hanno poca fortuna. Certo. Bene, a questo punto volevo chiedere a Giuseppe Mastrangelo, poi ritorniamo indietro. Allora, Giuseppe, io ti presento rapidamente. Dottor Mastrangelo Giuseppe è un agronomo pugliese che io conosco da praticamente una vita, è un'esistenza intera, perché Giuseppe Mastrangelo era il coordinatore tecnico dell'Associazione Regionale Allevatori della Puglia, quindi conosce il territorio, conosce gli allevatori, insomma. Poi è andato in pensione, ma mi sembra che non ci sia andato per niente perché lo vedo fare sostanzialmente quello che faceva anche prima. Giuseppe, in pratica, quindi, che servizio state dando agli allevatori? Allora, buongiorno a tutti, grazie della presentazione. Come hai ben detto tu, ci conosciamo da una vita, quindi conosci il mio percorso professionale. E quindi, quando Giovanni mi ha proposto questo progetto, è stato una manna per me, perché comunque continuo a fare quello che facevo in ARA, però con una passione e vedendo questa volontà di Giovanni di aiutare ancora di più i suoi conferitori, i suoi allevatori. Tu sai che io sono stato sempre molto vicino agli allevatori, per me sono sacri, guai chi me li tocca, e quindi ho sposato volentieri questo progetto. Stiamo iniziando piano piano non imponendoci in azienda. Il progetto prevede un intervento d'urgenza quando c'è dal laboratorio o dall'ufficio qualità c'è una segnalazione di urgenza, cellule carica batterica o altro. Interventi rapidi, il giorno dopo che nel caseificio arrivano i risultati. Il giorno dopo, io sono in azienda a risolverla, diciamo, l'urgenza. Però chiaramente il progetto è più articolato. Partiamo dal discorso del controllo degli impianti di mungitura, poi si passa alla routine, a verificare la routine di mungitura e quindi eventualmente fare prove dinamiche durante la mungitura per mettere in evidenza eventuali difetti dell'impianto di mungitura oppure errori nella routine di mungitura. Quindi si parte con un discorso proprio di prevenzione. Poi questo è legato al discorso delle cellule somatiche. Poi chiaramente si interviene anche a livello di alimentazione, nutrizione per quanto riguarda poi i parametri chimici del latte, dal grasso, proteina, cellule, caseina, perché lui paga qualità e quindi c'è proprio la voglia da parte degli allevatori di migliorare, perché comunque migliorando la qualità del latte loro poi si vedono a fine mese un ritorno economico importante. E quindi questo sostanzialmente. Poi un altro obiettivo che dobbiamo arrivare è quello anche di una consulenza più generalizzata sul discorso, soprattutto per quelle aziende che sono iscritte ai libri genealogici e quindi fanno i controlli funzionali. Come tu ben sai, in quelle aziende è possibile verificare attraverso
il sintetico collettivo, l'andamento generale dell'allevamento, dalla fertilità, dall'asciutta, tutto il quadro generale di come la gestione dell'azienda. E quindi in tal caso dare una mano anche al discorso della gestione della sperogenità, importantissima, perché chiaramente le vacche se non partoriscono non fanno latte. Chiaramente questo in stretta collaborazione con i veterinari aziendali, che chiaramente è tutta una chiamo di fare squadra. E Giuseppe, come l'hanno presa gli allevatori questa opportunità? Sinceramente, la cosa che mi ha fatto molto piacere è che si sono resi conto che la mia figura non è come poteva sembrare all'inizio di controllo, ma è come una tutela che loro avvertono, loro si sentono tutelati dalla mia presenza in un certo senso, perché comunque gli do una mano a risolvere le problematiche che si verificano caso per caso. Perché poi loro hanno, non dico il terrore, hanno paura che ci sia un problema di cervello esomatico, di carica batterica. Giovanni in Italia. E no, voi non dovete avere paura di Giovanni che vi taglia sul prezzo. Giovanni vi sta dando l'opportunità con la mia presenza di evitare quella decurtazione del prezzo. E quindi se collaboriamo insieme non ci saranno più decurtazioni, anzi c'è la possibilità di incentivare il premio qualità che lui attribuisce. E quindi stanno piano piano capendo la mia figura e quindi stanno accettando sempre di più questo discorso, a favore chiaramente Certo. dell'azienda. Giovanni, quindi è proprio, sono delle prove generali di una filiera, mi sembra di capire queste. Sì, assolutamente sì. Addirittura sul discorso del benessere animale, della fertilità. L'ho accennato a qualcuno, lo dico in anteprima oggi. Avevo intenzione di fornire, mo vediamo se c'è qualche bando, i collari agli allevatori. Quei collari che danno i dati per loro. E quindi è importante fare un investimento e vedere quanto costa. E a me ne verrebbe il vantaggio che, innanzitutto, soprattutto per le DOP, ma anche per il marchio Puglia, perché io sono una delle aziende che ha fatto il marchio Puglia, ha registrato tutte le aziende marchio Puglia anni, mi darebbe la tracciabilità per poi andare a mettere un QR code sulla confezione che vendo. E la signora Maria, perché io la consumatrice la chiamo la signora Maria, che compra la vaschettina, può sparare il QR code e capire il latte da dove viene, di chi è, nome, cognome, indirizzo, geolocalizzazione. Avere per me un tracciato, per loro un'agevolazione sul sistema della vacca come sta in salute. In più, non mettersi la sera a scrivere sono andati 3 ore nel pascolo X, 4 ore nel pascolo Y. Perché come ben sai, per quanto riguarda soprattutto la mozzarella DOP, c'è il registro che devi segnare le ore di pascolo che vanno gli animali, così eviteremmo tante cose. Per quanto riguarda le agevolazioni, anche là, io oltre a Mastrangelo ho fatto poi, paghiamo a qualità e mese a mese, poi ho messo anche dei premi a fine anno, cioè i primi 15 prenderanno un centesimo e due in più. Dal 16 al 35esimo ne prenderanno 0,8, dal 35esimo al 55esimo 0,4, cioè voglio portarli a capire che il prodotto migliore prenderà sempre soldi in più. Come nella produzione, io ho detto latte 2023, latte 2024, l'eccesso ti do 2 centesimi in più. Voglio portarli allevatori a investire di nuovo, cioè a dire, non dire che il latte oramai, cioè come dicevi tu prima, fare una filiera seria, vera, cioè mettersi la maglietta e quella è sposare un discorso. Poi piano piano, glielo ho accennato l'altro giorno in un'assemblea, ho detto: ragà, non pensate solo a vendere, pensate a fare una filiera di acquisto, perché secondo me al mondo agricolo serve una filiera di acquisto, perché una cosa è comprare, andare dal mangimificio X
e andare in 100, ognuno separato. E una cosa è andare in 100 a dire: mi serve tot mais, mi serve tot crusca, mi serve tot detersivi, spago per rete per le ballette, cioè un po' di tutto. Però naturalmente bisogna portarli a mano. Perché dici questo? Io ho fatto la mia filiera, io parto da un caseificio piccolo e vedo quanto pagavo una vaschetta quando ordinavo una pedana, e oggi che ordino due tir alla volta il costo scende naturalmente. Quindi li voglio portare là. Il mio progetto a chi mi seguirà è quello: lascio il prezzo là, il prezzo là va per sé, ma devono capire anche che devono risparmiare anche negli acquisti, piano piano naturalmente. Beh, quindi mi sembra di capire che il proverbio non ti do un pesce ma ti insegno a pescare è quanto mai concreto, no? Nel senso che noi siamo sempre abituati e per questo poi vabbè, vi ho voluto intervistare, no? Abituati a questo rapporto conflittuale tra gli allevatori e l'industriale, no? Tra l'industriale e il contadino, che io credo che sia ormai finito quel tempo, lo sarebbe già da tempo, mentre le sinergie, no? Perché poi una cosa che mi hai detto in altre circostanze, Giovanni, è quella che insomma la qualità del latte che ritiri è un po' anche condizione al tuo successo, quindi non si può prescindere dalla presenza del latte e di buona qualità. Beh, io vi ringrazio perché volevo soltanto sapere questo. Questa è una bella testimonianza, non tanto per la novità, no? Perché alla fine della fiera, ma io invece la ritengo importante perché, primo, è una cosa molto concreta e molto semplice. Seconda, è un imprenditore, quindi non una cooperativa, non un consorzio, che si sta muovendo, diciamo, tenendo vicini i suoi allevatori. Immaginandoli quindi non una controparte, ma permettetemi il termine, un socio, no? Un socio coinvolto nell'affare. Niente, io vi ringrazio molto di questo e niente, vi seguiamo con le novità, insomma. Grazie a te che ci hai tenuto in considerazione, poi l'evoluzione ce la diciamo nelle prossime puntate.